Benvenuti al punto, trasmissione di approfondimento politico e amministrativo dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, come sempre con due ospiti che andiamo a conoscere, a partire dalla mia destra, la vicepresidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, Paola Fioroni, della Buongiorno. Lega, benvenuta. Buongiorno Alberto, buongiorno Michele. E benvenuto, già presentato da Paola Fioroni, benvenuto a Michele Bettarelli del Partito Democratico, vicepresidente della Terza Commissione Consiliare. Iniziamo dalla vicepresidente Fioroni, parliamo diciamo, dell'argomento che è ancora attualissimo e lo sarà per altre settimane, quello del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l'Umbria, del dopo pandemia. In che modo e in particolare dove potranno incidere le risorse previste nel Piano Nazionale appunto di Ripresa e Resilienza e quali le priorità di intervento, secondo Paola Fioroni e in questo caso secondo la maggioranza che governa la Regione? Beh, io credo che siamo di fronte a una grande opportunità, al di là di tutte le considerazioni che si potrebbero fare riguardo il PNRR, della necessità di saperlo spendere, investire, rendicontare in maniera virtuosa, anche perché, come sappiamo, non è un impegno che non è gravoso per il nostro Paese, perché va ad impegnare le generazioni future. Questo lo risottolineiamo sempre perché è importante capire e comprendere che è un quadro di opportunità che non si possono in alcun modo perdere, anche per questa ragione. Nell'ottica dell'Umbria noi sappiamo che l'amministrazione regionale ha presentato 45 progetti nel PNRR, ricordiamo che ci sono comunque vincoli e paletti rispetto a quelle che sono le progettualità che le regioni potevano presentare, vincoli e paletti che poi sono stati ancor più aggravati da un'iniziale mancanza di confronto, di condivisione con il governo precedente, quello del Premier Conte, e quindi paletti, vincoli che chiaramente sono legati anche alla necessità che tutti i progetti che vengono presentati siano cantierabili e rendicontabili entro il 2026, che siano adeguatamente aderenti con quelle che sono le missioni e le componenti del PNRR nazionale. Questa è un'importante premessa, Alberto, perché è chiaro che non tutto poteva essere presentato, non tutto quindi poteva essere scelta dell'amministrazione regionale. Io credo che questa amministrazione abbia saputo nel PNRR continuare un percorso di coerenza, di visione, che è partito dalla programmazione di governo per poi arrivare al DEF, sta continuando col PNRR e sarà poi ancora implementato con i fondi europei. Dobbiamo vedere tutto in un'ottica completa, in un'ottica di visione globale per il rilancio e la ripresa della nostra regione. Si è parlato più volte della necessità di riattivare attrattività nella nostra regione. L'Umbria deve tornare ad essere attrattiva, attrattiva per le imprese, attrattiva per le aziende, attrattiva per le famiglie, attrattiva per i giovani, perché se perdiamo giovani chiaramente perdiamo idee, perdiamo competenze, perdiamo forze fresche, quindi problemi strutturali e problemi emergenziali. Quali sono le priorità? Ci torniamo tra poco sulle priorità, perché poi la domanda l'allarghiamo. Rimaniamo intanto su questo primo punto, prima di parlare di priorità, diciamo per il momento. Il giudizio, Michele Bettarelli, su questo documento predisposto dall'Umbria, su queste possibilità importanti, è una situazione, è un'occasione davvero unica, no? Per poter rilanciare a livello economico, ma anche a livello sociale, la Regione. Sì, assolutamente, un'opportunità imperdibile. Purtroppo siamo partiti male come Regione, nel senso che è mancato completamente, a partire da noi consiglieri, tutto quello che poteva essere una pianificazione, come dire, condivisa con i livelli territoriali, con le associazioni, a partire, ripeto, da noi consiglieri in prima persona. Per cui ci siamo trovati a leggere sostanzialmente queste 140 pagine circa del PNRR, in cui, come diceva giustamente la collega Fioroni, si investono le generazioni, insomma, le prossime generazioni dei nostri concittadini, oltre 3 miliardi.
Quello che manca secondo me in questo piano è una visione d'insieme, nel senso che manca un disegno strategico, un disegno sia territoriale. Ci sono alcune aree, penso al Folignate, lo Spoletino, l'Alto Tevere, che sono abbastanza dimenticate, ma ripeto, manca proprio un disegno complessivo. Ho l'impressione che ci siano molte misure, alcune secondo me anche ben studiate, ben fatte. Penso all'agricoltura 4.0, penso ai concetti di filiera, penso ad alcune misure sul turismo. Devo dire che ci sono alcune misure, a mio avviso, ben studiate e ben fatte, però l'idea che si ha è che siano un po' scollegate tra di loro, proprio perché manca, a mio avviso, questo disegno, che appunto è frutto evidente del fatto che non ci sia stata una condivisione. Tutto sommato ci sono delle situazioni anomale, penso una su tutte, quella che ci vedrà nei prossimi giorni a Città di Castello, pensare ad un polo per la grafica a Bastia, con tutto il rispetto, insomma, per Bastia ci mancherebbe, ma insomma il settore grafico ha una storia e una tradizione e anche, insomma, delle eccellenze attuali a livello internazionale nell'Alto Tevere. Quindi, a mio avviso, è una grandissima opportunità. Va dialogato, ha ragione anche su questo la collega Fioroni, va dialogato con tutti gli strumenti di programmazione, insomma, a partire da quella comunitaria, dai PSR, e credo che ci sia da correre, perché ci sono dei tempi molto stretti. Quindi i concetti su cui credo dobbiamo lavorare sono quelli dell'integrazione fra i vari strumenti e di lavorare anche sulla fattibilità. Invece io ho avuto l'impressione, concludendo, che molte schede, molti progetti sono frutto di vecchi progetti ripresi dai cassetti, tirati fuori tanto per consegnare un qualcosa al governo. Ecco, credo che investire 3 miliardi sarebbe stato opportuno farlo in maniera, come dire, più integrata. Allora, vediamo se vi trovate sulle priorità, no? Di cui stava iniziando a parlare prima la vicepresidente Paola Fioroni. Allora, quali sono le priorità per lei e per la maggioranza in questo caso? Ovvio che non ci siamo trovati già nella premessa, perché il collega Bettarelli parla di mancanza di visione, invece secondo me c'è un'ampia visione proprio di futuro per questa Umbria. Sappiamo che noi partiamo da debolezze strutturali che sono legate al nostro tessuto socio-economico, penso a livello economico alla scarsa produttività e alto precariato, ritorno sempre sul problema dei giovani e sulla necessità di fare matching fra domanda e offerta di lavoro, sulle politiche attive del lavoro, eccetera eccetera. Poi abbiamo chiaramente un calo demografico altissimo. Quindi problemi che chiaramente ci portiamo ormai in maniera strutturale, amplificati dall'evento pandemico. Quali sono le priorità? Le priorità sicuramente investire sulle infrastrutture materiali e immateriali di questa regione. Rimane una priorità la digitalizzazione, la diffusione della banda larga, digitalizzazione che significa innovazione digitale per le imprese, ma non soltanto, per la pubblica amministrazione, perché ricordiamo che tutto questo PNRR sarà realmente si potrà far cadere a terra solo ed esclusivamente grazie ad una pubblica amministrazione veloce, semplificata, che sappia dialogare in maniera immediata con gli stakeholder del territorio, questo sia a livello nazionale che a livello locale. In più dovremo comunque accompagnare una cultura alla digitalizzazione da parte dei nostri concittadini, delle famiglie. Questo è una sfida che chiaramente ci attende. Per tornare a una considerazione fatta dal consigliere Bettarelli, io credo che al di là del fatto che sicuramente l'Alto Tevere e quindi tutta l'industria grafica dell'Alto Tevere sia necessariamente da valorizzare, altra cosa è quello che è la progettualità che è stata prevista per Bastia, che è una progettualità molto più legata alle tecnologie, quindi al digitale, a qualcosa che va ad una specializzazione innovativa rispetto a quella che è la grafica specializzata dell'Alto Tevere, che sicuramente dovrà comunque trovare un fil rouge con quello che è lo sviluppo in questo senso. Allora, Bettarelli, la domanda è la stessa, le priorità, parlava di innovazione, quindi infrastrutture materiali e immateriali, e di altro la vicepresidente Fioroni. Lei cosa dice? La prima parte rispetto alle priorità
concordo con la collega, credo anch'io, insomma, che ovviamente è evidente che il deficit infrastrutturale, che sia viario, ferroviario, insomma, comunque del sistema dei trasporti, sia un nodo fondamentale. Insomma, con tutte queste risorse credo che sia decisivo metterci mano. Quindi, senza tornare sui argomenti che, ripeto, stranamente, ma condivido nella premessa della collega, credo che le altre priorità che poi il PNRR affronta, secondo me non in maniera sistematica, ma lo dicevo prima, anche con dei buoni spunti, credo che sono legate al mondo dell'agricoltura. Insomma, ci sono comunque dei settori e delle filiere che possono avere un ruolo fondamentale. Insomma, si parla della filiera dell'olio nel PNRR, ci sono altre colture che stanno, insomma, andando abbastanza bene, penso a quello che potrebbe essere il luppolo piuttosto che il nocciolo, la canapa con le sperimentazioni. Quindi ci sono una serie di investimenti da fare nel settore agricolo e nel settore ambientale nel suo complesso. Credo che sia una di quei argomenti che non possiamo non affrontare, quindi tutto quello che è collegato al ciclo dei rifiuti, alla gestione dell'ambiente, perché poi di conseguenza una regione come la nostra, tutelando, valorizzando le tante bellezze e risorse ambientali che abbiamo, si porta con sé anche tutto il settore del turismo, che, ripeto, anche nel PNR viene comunque affrontato con delle tematiche anche interessanti. Quindi io credo che vada fatto un ragionamento complessivo che va dalle infrastrutture, dall'impresa ovviamente, quindi tutto quello che è lavoro, per arrivare all'ambiente e alla sostenibilità in generale. Allora, riparto da lei, poi torneremo da Paola Fioroni. Lei ha toccato il turismo, no? Turismo, quando si parla di turismo, per l'Umbria è una voce molto importante a livello economico, a livello di PIL, vuol dire economia, quindi lavoro. I numeri che stanno emergendo in questa estate sembrano garantire un sostanziale ritorno, no? Seppure per gradi, ai periodi pre-pandemia. Ecco, questa parte, diciamo, dell'economia umbra legata al turismo, che poi qui si allarga anche a altri temi come l'agricoltura di qualità, le filiere agroalimentari, di cui parleremo più tardi. Allora, turismo, l'Umbria e il turismo, Bettarelli. Sì, sul turismo onestamente i dati stanno dando atto che c'è un ritorno. Credo che il fatto stesso che la morfologia, la conformazione, la natura proprio della nostra regione aiuti, soprattutto in un periodo subito dopo il post-Covid, quindi noi siamo comunque una terra isolata con i suoi, dal punto di vista di vantaggi in questo senso, una terra ricca di cultura, di arte, di paesaggio. Insomma, c'è tutto per essere il luogo ideale per chi vuole stare a contatto con la natura, con la storia e con l'arte. I dati ci stanno dando ragione. Io personalmente non ho molto apprezzato questa campagna pubblicitaria, il mare dell'Umbria, ma è un giudizio mio personale. L'importante è poi riportare i risultati, quindi se la campagna ha dato i suoi effetti, ben venga. Io avevo segnalato l'assenza di alcune zone, insomma, in particolare di Città di Castello, poi recuperata in fretta e in furia con un'immagine a campagna finita, ma credo, insomma, che, ripeto, alla fine serva il disegno complessivo. Quindi ben vengano le campagne pubblicitarie, ben vengano gli investimenti. Condivido meno invece quello che è stato un investimento importante, mi pare che ci aggiriamo sui 3,5 milioni per il rifacimento del simbolo del marchio pubblicitario della regione. Quindi, se non piace lo sfondo rosso con i tre ceri, credo che, insomma, investire intanto 3,5 milioni sono una cifra cospicua che magari avremmo potuto investire per eventi, per manifestazioni, per grandi mostre che avrebbero potuto aiutare il turismo anche in questo periodo estivo. Paola Fioroni, allora, poi entreremo nel discorso delle attività legate al turismo, come dicevo prima, riguardante proprio l'agricoltura di qualità, eccetera. Ma su questa, diciamo, branca importantissima, no, della nostra economia regionale, sul turismo si è molto investito, i numeri comunque stanno dando ragione all'Umbria, alla sua bellezza, perché poi è un brand già di per sé, no, la nostra regione. Sì, io credo che innanzitutto parto da un presupposto essenziale, che nessuno voleva o ha voluto mai sfilare il carattere identitario alla nostra regione ed anche del simbolo che la contraddistingue, di cui siamo tutti orgogliosi e che è frutto comunque di un percorso storico. Sappiamo anche
di un'azione che è stata fatta nel passato, di condivisione anche col territorio, di proposte e quant'altro. È un altro discorso di pensare a un brand di comunicazione comunicativo dell'Umbria che sia immediato, che possa magari essere anche questo possa diventare in qualche modo uno strumento, ma uno strumento per far conoscere altre realtà della nostra regione. Credo che ci sia su questo la volontà da parte dell'amministrazione regionale di puntare sempre di più su una valorizzazione costante, incrementale delle risorse e delle grandi ricchezze che abbiamo nel nostro territorio, quindi parto e penso al paesaggio piuttosto che all'architettura, alla cultura, la religione. Noi abbiamo insomma su questo veramente l'Umbria terra dei santi, per cui c'è tanto su cui investire. Si è investito, perché io ricordo che negli ultimi mesi sono stati investiti 17 milioni per 5 bandi legati ad un filone che si chiama Umbria Aperta, proprio dedicato al sostegno anche delle attività ricettive, alla ripartenza delle attività ricettive, nonché alle agenzie di viaggio, alla formazione, a tutti cioè quegli ambiti che chiaramente servono a sostenere l'offerta turistica, insieme anche a una campagna di comunicazione in cui l'Umbria ha investito quasi 3 milioni di euro legata proprio alla promozione, al di là del pensiero personale del consigliere Bettarelli, che chiaramente rispetto, però diciamo una campagna emozionale che potesse in qualche modo far comprendere che l'Umbria ha veramente tante opportunità che il turista attualmente può voler cogliere, anche in virtù di quello che diceva il collega, dell'orografia della nostra regione, dei suoi paesaggi, della possibilità di fruire comunque di spazi aperti e quindi di poter fare il cosiddetto turismo slow. Allora, leghiamo il turismo, riparto da lei, Fioroni. L'agricoltura di qualità, le filiere agroalimentari che possiamo legare chiaramente anche al settore del turismo, ma ovviamente non solo. Parliamo di questa eccellenza che va comunque tutelata, no, per uno sviluppo ancora maggiore, per dare come dire, soddisfazioni ancora maggiori a chi opera in questo settore. Quali sono le azioni che la Regione intende mettere in campo su questo? Nell'ambito dell'agroalimentare, chiaramente legato al turismo, perché il turismo ha un indotto molto ampio, e quando parliamo di valorizzazione di ricchezze, di peculiarità e anche di specificità uniche della nostra regione, chiaramente parliamo dei nostri prodotti. Io recentemente ho partecipato, portando i saluti dell'Assemblea Legislativa, a un'iniziativa in Italy a Castelluccio di Norcia, che era diciamo l'evento conclusivo di un festival proprio legato al cibo e all'ospitalità. C'è un corso di laurea all'università, promosso dall'Università degli Stranieri, che ha il nostro patrocinio, proprio per specificatamente per formare e dare competenze riguardo questo connubio cibo e ospitalità, che è alla base anch'esso dell'offerta turistica, per cui c'è la volontà, e lì qui mi ricollego anche alla Lenticchia, visto che no, attualmente Castelluccio poi è una meta turistica molto, molto ricercata. Ecco, la Lenticchia, come ci sono tantissime altre eccellenze del nostro territorio che sono state valorizzate, in parte già lo diceva il collega, quindi la filiera del luppolo, piuttosto che l'olivocultura, piuttosto che tutte quelle che sono diciamo le nostre peculiarità, che devono essere difese sia a livello regionale che a livello nazionale, perché ricordo che il Made in Italy è un qualcosa che deve contraddistinguere i nostri prodotti italiani, ed è messo sotto attacco da una politica forse un po' troppo aggressiva da parte dell'Unione Europea, che tende a voler, no, in qualche modo utilizzare il nostro brand Made in Italy per altri tipi di prodotti. Quindi assolutamente l'amministrazione regionale vuole sostenere e continuerà a sostenere, ma lo faremo anche come Assemblea Legislativa, perché lo abbiamo fatto in diversi atti anche, no? In diversi atti di indirizzo, tutte le forze politiche, proprio questo, che è un settore che noi
riteniamo sia di grande ricchezza. Bettarelli, allora, poi affronteremo l'argomento, diciamo, più attuale, più delicato, se vogliamo, che è quello della gestione della pandemia. Andremo a chiudere la trasmissione, però adesso soffermiamoci ancora sull'agricoltura di qualità e sulle filiere. Pochi concetti, anche perché in parte l'avevo espressi prima, e quindi ripartendo da quei concetti, io credo che sia importante incidere insieme alle produzioni, come dire, storiche, le colture storiche che ci sono in Umbria, guardare insomma anche a colture innovative. Alcune le abbiamo dette, insomma, ormai è attuale il nocciolo, è attuale il luppolo, stiamo lavorando anche in commissione su proposta del collega De Luca sulla filiera della canapa. Credo che siano anche colture da poter studiare, analizzare, sperimentare. E condivido, come ho detto prima, alcune misure che ci sono su questo piano. Penso sotto mano la linea di intervento numero 16 sullo smart farming. Credo che alcuni spunti il PNRR ce li dia, va investito, vanno fatti anche, come dire, va fatto un lavoro diplomatico. Penso ad un argomento che con la collega abbiamo fra l'altro affrontato a più riprese in consiglio, che è quello della possibilità che le nostre imprese di trasformazione, soprattutto che lavorano la carne, i suini, insomma tutto il settore della norcineria, possano esportare anche in paesi come la Cina, insomma in paesi del continente asiatico. Su questo ci eravamo mossi in maniera trasversale. Io ricordo con piacere che è stata la prima interrogazione che ho fatto in consiglio regionale, e anche lì avevamo delle buone sensazioni. In realtà mi dicono proprio notizie di questi giorni che ancora non siamo riusciti a far sì che la nostra regione, a differenza di altre regioni, riesca a far esportare questi insomma produttori che ci sono in tutta la regione. Quindi credo che vada fatto, ripeto, un lavoro di programmazione, come in parte si sta facendo, ma poi anche di realizzazione di concetti. Concludo con un concetto in 30 secondi che io porto avanti da anni. Credo molto nelle filiere e nei prodotti tipici che possano sviluppare sia l'agricoltura che il turismo. Io sono un grandissimo appassionato di vino santo affumicato dell'Alto Tevere, su questo mi ero mosso, ci dà una notizia. Mi ero mosso da anni. Credo che filiere come queste, che sviluppano il territorio, l'agricoltura, possono anche poi portare un turismo slow e tanti visitatori a godere insomma dei piaceri. Allora, riparto da lei, Bettarelli, con diciamo l'ultimo argomento, poi ci sarà la domanda finale, che è la pandemia, la sua gestione a livello sanitario e sociale. È un dibattito insomma sempre attuale, non solo per l'Umbria, un po' per tutte le regioni, possiamo dire per tutto il mondo, dato che parliamo di una pandemia. Allora, qual è il suo giudizio? Vi prego di stare davvero in 2 minuti, prego. Sì, più che il mio giudizio in 2 minuti, credo che il giudizio che gli Umbri diano della gestione della pandemia sia facilmente leggibile dal Sole 24 Ore uscito oggi. Una Presidente Tesei che perde la terza posizione in gradimento dei governatori, arriva all'undicesimo posto in pochi mesi, quindi perde 11 punti percentuali di gradimento. Io ho sempre visto i sondaggi con le molle, però insomma un tracollo di questa natura credo che sia legato ad una gestione fallimentare, forse troppo, ma insomma sicuramente non adeguata della pandemia, a differenza di altre regioni. Gestione che ha visto saltare il tracciamento, una gestione che ha visto il caos dei vaccini, una gestione che ha visto votare in questa sede tante misure di sostegno, di implementazione al reddito, contributi che poi sono rimaste solo sulla carta, una gestione che ha visto prevalere la volontà di fare strutture campali, quindi ospedali da campo, piuttosto che investire in strutture che poi sarebbero rimaste e avrebbero potuto dare seguito a livello sanitario, mancanza di assunzioni. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Purtroppo credo che la gestione, per stare nei tempi, sia stata estremamente carente. Io mi auguro che insomma da qui possiamo ripartire, perché a questo punto c'è veramente bisogno, con i tanti strumenti che ci sono, con le tante risorse europee che arriveranno, di dare un senso di prospettiva alla nostra comunità. Allora, Paolo Afironi, immagino il suo giudizio diverso da quello di Bettarelli. Prego. Io parto da un presupposto, che non ci si può basare sui sondaggi per sapere come è andata o non è andata la gestione di un'emergenza, perché al di là della percezione poi ci sono i dati, ci sono i fatti.
E chiaramente ricordo che a febbraio c'era chi da questi banchi accusava l'amministrazione regionale per l'esistenza di due varianti nella nostra regione, che chiaramente, a cui nessuno chiaramente ha aperto la porta, perché i livelli di sicurezza sono stati sempre gli stessi, sono stati sempre mantenuti molto alti con grande attenzione da parte degli operatori all'interno dei nosocomi e da parte di tutta la sanità umbra. Ricordo che avevamo quindi un'incidenza di contagi molto alta, ora siamo, e anche di occupazione di terapia intensiva, ora siamo a terapia intensiva zero, quindi evidentemente non c'è stata poi una gestione così cattiva dell'emergenza se in così breve tempo siamo riusciti a riottenere questo risultato, laddove anche le vaccinazioni, ripeto, io non ho mai amato, l'ho sempre detto, dichiarato pubblicamente, neanche i confronti fra regioni riguardo la vaccinazione, perché dipende, sono tempo dipendenti, perché dipende anche dal numero dei vaccini che arrivano, dipende anche dall'incidenza delle varie fasce di popolazione e categorie nel territorio regionale, dipende da tante cose, per cui molto spesso una regione si trova sul podio per poi ritrovarci molto spesso in coda alla classifica. Ora ultimamente penso che sono settimane e settimane che l'Umbria è posizionata, per chi piacciono questo tipo di classifiche, sempre nella parte più alta della classifica stessa, per cui vuol dire che le vaccinazioni vanno avanti in maniera virtuosa. Il problema rimane sempre lo stesso, ancorché la struttura commissariale nazionale in qualche modo voglia rappresentare una realtà difficile per le regioni, in realtà la difficoltà per le regioni è il numero dei vaccini che arrivano, rimane sempre lo stesso, quindi credo che l'Umbria si sia sempre mossa in maniera progressiva rispetto all'andamento dei contagi che ha avuto. Ci sono delibere di giunta con piani specifici che si sono sempre attuati per rispondere all'emergenza, e è chiaro che ci stiamo trovando ora di fronte alla necessità di dover combattere tutti quelli che sono gli effetti della pandemia. Ecco, perché... Allora, ha qualche secondo da recuperare Bettarelli rispetto, non è che siamo in par condicio, però lo applichiamo lo stesso, quindi se vuole replicare oppure andiamo oltre. Andiamo oltre e andiamo oltre con la domanda finale, vedete manca poco più di un minuto alla conclusione della trasmissione e parliamo di politica a questo punto, parliamo di Partito Democratico, parliamo di Lega a livello nazionale insieme nel governo Draghi, a livello regionale insomma una contrapposizione a volte anche abbastanza marcata, in maniera anche pura dialetticamente, no? se possiamo utilizzare in maniera dialettica proprio. Allora, Bettarelli, come vedi il futuro del suo partito e il futuro della politica così com'è oggi? La pandemia cambierà qualcosa? Sì, beh, la pandemia decisamente ha già cambiato tantissime cose, insomma un governo come questo credo che insomma nessuno se lo sarebbe mai assolutamente aspettato, insomma una coalizione di questa natura credo che, ripeto, se non ci fosse stata una pandemia nessuno l'avrebbe mai immaginato, onestamente nemmeno io in prima persona, quindi è evidente che le condizioni sono estremamente, estremamente diverse. A livello quindi nazionale io mi auguro che con il segretario Letta il PD continui ad avere una linea che insomma il segretario ha improntato, credo insomma in maniera seria, autorevole, e che lo stesso avvenga a livello regionale per quello che riguarda il mio partito, quindi essere lineari con quello che si dice, poi che si attui anche. Le faccio sì. Una domanda, si legge il suo nome sulle pagine dei giornali locali in questi giorni rispetto a una sua possibile carica di capogruppo in quest'aula dove stiamo registrando. C'è verità? Sì, siamo in cinque, per cui ammesso che Tommaso Bori ha dichiarato ormai da tempo anche in assemblea qualche settimana fa che si dimette, anche per il numero delle probabilità rimaniamo in quattro, quindi comunque vado un 25% di possibilità c'è. È un 25 o è più?
Non lo so, ad oggi è un 25, io ripeto, mi auguro semplicemente, senza dire altro, credo che insomma sia più che sufficiente, che quello che dicevo prima, cioè che il segretario e il partito sia conseguente rispetto ai programmi, un programma che si chiamava Insieme Voltiamo Pagina, sia conseguente poi nei fatti, quindi non dico altro. Allora, Paola Fioroni, chiudiamo con lei, con la situazione politica nazionale e regionale, con i sondaggi, se vogliamo guardarli o no. Comunque, lei cosa prevede? Soprattutto dopo questa pandemia, rimarrà tutto com'è a livello, diciamo, di partiti, oppure ci saranno conseguenze anche dal punto di vista strutturale, partecipativo e via dicendo? Beh, ovvio che la pandemia ha già cambiato qualcosa, questo penso che lo diciamo tutti, perché anche a livello nazionale la Lega ha fatto una scelta di campo importante, una scelta di campo dovuta al fatto che era necessario assumersi una responsabilità fondamentale, che è quella di traghettare il paese fuori dalla pandemia e soprattutto di essere protagonista attivo anche di una ripresa, di un cambiamento, e quindi di incidere in qualche modo su anche un sistema che è legato al PNRR, ma legato anche alle riforme, perché ricordiamoci che insieme al PNRR è necessario porre in essere tutta una serie di riforme strutturali importanti per il nostro paese. Ricordo infatti il lancio in questi ultimi giorni della raccolta di firme della Lega per il referendum sulla giustizia, che è uno dei passi fondamentali, diciamo, per riuscire a intraprendere questi percorsi di cambiamento. Per cui, diciamo, il grado di soddisfazione rispetto al lavoro del suo partito, soddisfacente, ottimo, come lo definisci? Io credo che ci sia un grandissimo impegno da parte di tutti, sia a livello nazionale che a livello regionale. Da 1 a 10, poi così chiudiamo con Mattarelli. Faccio quando saremo al governo, veramente in una coalizione che ci rappresenta in maniera totale, 10. Ora chiaramente un pochino po siamo limitati. Mattarelli, che voto dà al suo partito a livello nazionale? Darei un 7,5. Non abbiamo altro tempo per approfondire, al di là del voto, anche con giudizi magari più strutturati. Io ringrazio per la presenza in questa trasmissione Paola Fioroni della Lega, vicepresidente dell'Assemblea Legislativa, e Michele Bettarelli del Partito Democratico, vicepresidente della Terza Commissione. Grazie per averci seguito. L'appuntamento con questa trasmissione, che si chiama Il Punto, è in questa stessa settimana con altri due ospiti. La trasmissione la registreremo giovedì e verrà condotta da Paolo Giovagnoni. Grazie per averci seguito e arrivederci.